Anche quest'anno l'Istituto Nazionale di Statistica organizza il workshop ormai annuale di confronto sulla ricerca metodologica applicata alla statistica ufficiale, un confronto che coinvolge istituti nazionali di statistica, non solo europei ma anche a livello internazionale, e il mondo accademico nazionale e internazionale. Si tratta di una preziosa occasione di confronto sulle attività di ricerca e di innovazione su temi comuni per la statistica ufficiale, in cui ci si allinea, si discute, ci si confronta sulle possibili soluzioni e sui possibili approcci metodologici per risolvere appunto problemi comuni. Alle classiche sessioni di presentazione di paper, di lavori e di discussione si aggiungono le cosiddette masterclass, delle vere e proprie lectures tenute da professori di università. In questa occasione l'Università di Harvard, l'Università canadese di Waterloo e anche da parte di Eurostat, che gioca un ruolo importante per quanto riguarda i filoni di ricerca condotti a livello nazionale e ovviamente internazionale. Questo workshop in realtà è organizzato grazie alla collaborazione scientifica del Comitato Consultivo per le Metodologie Statistiche dell'Istat, che è una delle cosiddette infrastrutture per la ricerca di cui l'Istituto si è dotato ormai dal 2017, proprio per supportare, indirizzare, sostenere e orientare la ricerca nell'Istituto. Diciamo che dalla data della sua istituzione questo comitato ci ha aiutato a rivedere, ad analizzare e anche a riorientare in alcuni casi più di 50 progetti di ricerca, alcuni dei quali sono già entrati in produzione da diverso tempo. In particolare mi riferisco al sistema integrato dei registri, che è ormai una delle colonne portanti del sistema di produzione statistica dell'Istituto, ma anche tutte le attività di messa in produzione e progettazione dell'infrastruttura metodologica del censimento permanente della popolazione, attualmente condotto annualmente dall'Istituto. Quest'anno le sessioni del workshop si sono orientate su uno degli ambiti di ricerca emergenti e di frontiera a livello appunto non solo nazionale ma anche internazionale, cioè l'uso di nuove fonti nella produzione statistica ufficiale. Per nuove fonti intendiamo non soltanto fonti amministrative, ma in particolare le fonti big data, le nuove fonti digitali, che stanno entrando prepotentemente nel panorama delle fonti disponibili anche per gli uffici nazionali di statistica per produrre statistiche utili alla collettività. L'uso di queste nuove fonti pone sfide nuove dal punto di vista non solo tecnologico ma anche appunto metodologico, perché l'uso di queste nuove fonti deve essere completamente integrato in un sistema di qualità e di privacy che rappresenta la base nell'ambito della quale l'Istituto di Statistica si muove. L'Istituto Nazionale di Statistica, però, oltre ad essere un produttore appunto di statistiche ufficiali per la collettività e per i policy makers, è anche un istituto pubblico di ricerca. Quindi questo vuol dire che investe risorse, non soltanto umane, ma anche risorse economiche per sviluppare la ricerca metodologica e la ricerca tematica, che rappresentano sostanzialmente il supporto fondamentale perché vengano continuamente innovati i processi di produzione statistica e perché venga continuamente migliorata la qualità delle statistiche ufficiali prodotte, la qualità in termini di tempestività, accuratezza, livello di dettaglio di quello che produciamo a beneficio degli stakeholders e degli utenti finali.